La signora Goliarda Sapienza, scrittrice, anche lei ha visto il carcere da un punto di vista di laurea di università, ha scritto l'università di Re Bibbia, risultato di una sua esperienza. No, non... ma veramente dico, in questo contesto io mi sento un po' imbarazzata, perché la mia è stata un'esperienza intanto breve. Fortunata. E poi mossa da un desiderio di testimonianza. Dopo, immagino, non prima. No, volevo andarci anche prima. Ha sempre desiderato andare in carcere? Sì, da molto tempo, sì, perché anche a casa mia si diceva che, come ha detto da allora, che il proprio paese si conosce conoscendo il carcere, l'ospedale e il manicomio. E quindi? E diceva però che purtroppo il carcere bisognava entrarci, bisognava andarci, sì. Bisognava andarci? A casa mia erano anarchici, bisogna pensare questo. Quindi la mia, io non ne posso parlare molto del carcere, posso solo dire che ho fatto benissimo ad andarci, perché sapevo tutto, ho sempre seguito tutto, cercato di sapere tutto, ma quando mi sono trovata dentro la realtà è stata sempre diversa da quello che si pensa, anche la persona. Proprio. Che cosa hai imparato in questa università? Intanto ho imparato cose che già sapevo, che si è fatto pochissimo nel nostro paese. Questo lo sanno tutti anche senza andare. Sì, ma andando lì lo tocchi con mano. Lo tocchi con mano ed è terribile. È terribile, come diceva da allora, vedere che lì dentro c'erano tutte persone come sono io. Ma non io che ho rubato, come io se non rubavo. Cioè persone straordinarie, che sono, nella mia esperienza, sono persone, erano la maggioranza. Meno, ormai non ci sono più i subnormali. O persone proprio buttate dentro dalla fame, o persone, ormai dico tutte ragazze che potevano essere figlie mie, non solo per droga. E ho dovuto constatare giorno per giorno che purtroppo queste ragazze sono le ragazze più dotate di fantasia, perché qui, penso, qui abbiamo a che fare con persone che conoscono, dico, quando io lo dico a persone che non si occupano di giustizia o sono medici o così, mi dicono io sono pazza, ma è risaputo che la grande fantasia deviata porta alla grande delinquenza. Può portare alla grande delinquenza, perché è la grande fantasia che attrae in questo mondo dove tutto viene dato come facile, dove tutto viene proprio propagandato per il consumismo, come adesso si chiama, tutta questa spinta ad avere. Bisogno di emozioni? E anche bisogno di emozioni, ricordiamoci i film che si fanno. Chi ha bisogno di emozioni? Ma proprio i ragazzi più fantasiosi e più pieni di desiderio di superarsi, non avendo nessuna direttiva oggi specialmente nella vita per realizzarsi. Non pensa che ci vadano i più deboli? Ragazze, scusa, no, perché è questo. Sembrerebbe che fosse questo, una specie di congresso di artisti. No, quando io sono entrata avevo ancora questo falso concetto e che era per coprire la mia coscienza di persona che sta fuori e dice io non entrerò mai in carcere. Questo non è solo perché prenderai i più deboli, afferrerai i più deboli o afferrerà quelli che sono delinquenti. Quando sono andata lì dentro io ho constatato che sono i più forti. Io sono uscita e le mie più grosse amiche adesso sono persone che vanno e entrano dal carcere, perché c'è anche il problema che si affezionano al carcere, come diceva, si affezionano al carcere della cosa più terribile, perché ormai dentro il carcere sono protagoniste, lì dentro vivono una vita eccezionale, lì dentro ragazzine che sarebbero finite col fare le manicure, non so così, lì dentro diventano le regine, perché lì se hai talento ti viene riconosciuto. Lì il talento viene riconosciuto, perché la prigione è un villaggio, quindi tu quando tutte le tue azioni... Sei il meglio di tutta la compagnia. Sì, tutte le azioni sono riconosciute, se tu lì sai cantare, canti... Lei non si offende se io ho qualche perplessità su questa Letizia? Tutti hanno. Non c'è niente che umilia le donne in carcere? Tutto umilia le donne, tutto. E sono contento. Ma insieme si abituano a questo. Si abituano anche a Auschwitz, ma voglio dire, noi sappiamo... l'uomo si abitua a tutto, l'uomo è forte. Ha scritto un grande scrittore che purtroppo in Italia è dimenticato, Corrado e che Alvaro. Si chiamava Corrado Alvaro. Corrado Alvaro. L'uomo è fortissimo. Purtroppo. Ma non è detto che l'uomo è felice dietro a un reticolato. Ma io non sto dicendo né che è felice né che non si... Dicevo che lì dentro l'individuo si travisa talmente, come ha detto Salierno, che diventa, non può fare a meno di diventare, il carcere diventa la sua casa. E come noi la casa a un certo punto non ci piace
piace proprio tanto e non viene il sole e c'è troppo freddo e cose così, si abituano a queste cose, però diventa il loro posto di elezione. Ma io dicevo, diventa... che era un oggetto istituzionalizzato. Ecco, io l'ho voluto dire più... pare che sia diversa. No, lei lo dipinge come anche... una località di cura e soggiorno, lui come qualcosa che gli uomini hanno inventato, un'istituzione. Ma diventa così, però io ne parlavo... Ne sono convinto, signora. No, parlavo, io non sono uno specialista, ho detto, io parlavo quello che sente la ragazzina. Lei dentro... ha voglia di ritornarci, mi scusi. Sì. Ah. Mi dica una cosa, un direttore di un carcere che io conosco mi ha detto una frase che non voleva essere una definizione di classe, ma che mi sembra abbastanza giusta. La prigione è fatta per i poveri. Sì. Voleva dire che in genere sono quelli che si adattano di più, perché sono abituati a lottare. È esatta questa cosa o no? Sì, sì. Meglio, oggi sì. Non sono più i poveri. Ma no. No, voleva dire gente che... Oggi c'è sente meno organizzazioni criminali. Oggi ci sono. Sì, ma statisticamente, come numeri. Mafiosi. Il problema è che la grande organizzazione criminale sono pochi coloro che finiscono in carcere. Statisticamente, ancora siamo a livelli altissimi di povertà. Ma, siamo certo. 95-96%. Ma però entrano a far parte, perché la scuola è un sistema di aggregazione, d'accordo. Sia sul piano politico. Come la lotta del terrorismo nel carcere è stata. Il terrorismo ha voluto colpire soprattutto coloro che si occupavano dei problemi carcerari. Fin dal 1975-76 ci sono documenti delle Brigate Rosse che dicono che il settore più debole, perché sono fragili e rigide nello stesso tempo, e il settore più debole delle istituzioni sono le carceri. Successivamente è diventata una scuola vera e propria di delinquenza. Prenda quello che succede a Napoli, dove chi entra ha subito la protezione dell'organizzazione camorristica esterna. Lei che cosa ha imparato là dentro? Trova lavoro. Ha sentito cosa ha detto? Ho sentito benissimo. Ho sentito benissimo, e io che non riuscivo e non riesco ancora adesso a trovare lavoro fuori a casa. Lì avevo trovato lavoro, perché se io volevo lì dentro avevo trovato un lavoro. Naturalmente un lavoro che possiamo immaginare cosa. Cosa ho imparato? Ho imparato di nuovo, lei non ci crederà, perché vedo io quando parlo del carcere mai nessuno signora, mi crede. Signora, perché non le devo credere? No, nessuno lei mi crede. Lei sostiene un punto di vista che mi lascia, mi permette un po' perplesso. Sì, sì, sì. Ma io non dico carcere bello. Ci sono tanti modi di essere felici al mondo. Certo, ma io non dico carcere bello. Non ho mai detto questo, carcere bello. No. Però carcere è come il fuori, come ha detto Dall'Ora, cioè c'è gente dentro come noi. Ma certo, quindi, io penso che tutti quelli che sbagliano però, siano come me, se no saremmo dei mostri. Se non pensassero anche il concetto di appartenere al genere umano, non lo si spezzetta mica a seconda di come vanno i fatti della vita. Ah, ma questo guardi lei, ma molti pensano che il carcere è fatto di persone diverse. Cioè da noi viene fuori tutto il bene e tutto il male possibile.